Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Solo così, con l'impegno, il sacrificio e il sudore, ci si può allontanare dal baratro della retrocessione. Quello che sta per accadere ha del miracoloso. È tutto scritto, dirà Sannino, e il destino ha in serbo grandi cose per lui. Sannino ha conquistato due promozioni e non è mai restato dove ha vinto. Il ritorno a Masnago rappresenta l'occasione per lui di sistemare i conti con il passato e rilanciare la propria carriera, anche se la situazione non è facile. La squadra è ultima in classifica. In 5 giornate era accumulato appena 2 punti. Entrare nello spogliatoio è come in tutti gli spogliatoi dove si cambia l'allenatore, c'è un po' di scoramento. Entrai dentro e mi presentai, qualcuno mi conosceva già, anzi qualcuno che arrivava dal Pergo Crema, era un certo Crocetti. Entrai dentro, vidi tutti questi ragazzi molto giovani con una chioccia che era milanese, Mauro. Sannino apre la porta di uno spogliatoio troppo buio, guarda negli occhi i suoi nuovi ragazzi, intravede una scintilla di speranza da alimentare per trasformarla in fiamma. Vidi tutti con la testa giù, rammaricati, dopo esserci presentati dissi: c'è poco da parlare, già tardi, c'è l'allenamento. Una cosa solo vi chiedo. Se voi aspettate un aiuto da qualcuno, difficilmente ve lo danno. Io se vengo qua e devo chiedere qualcosa a qualcuno, difficilmente. Cioè, qui c'è un solo modo di far lavorare. C'è da lavorare, e tanto, più con gli uomini che con i giocatori. Nei momenti difficili, il cuore conta più della tattica. Il 5 ottobre 2008, giorno della partita con l'Alessandria, comincia la rincorsa. I biancorossi dovranno viaggiare più veloci di tutti per annullare ogni distanza dalle altre squadre che stanno prendendo il largo. Ho capito che non è il botto che ti fa fare il salto, ma che se voli basso gusti meglio il raccolto. Perché per volare alto bisogna saper cadere, e intanto che aspetto il turno mi sto allenando a atterrare. Qualcosa sta cambiando. Quell'uomo in rotta con il destino ha una carica particolare, dettata dalla rabbia e dalla fame, le stesse che gli hanno dato la forza per superare i momenti più grigi degli ultimi anni. La mia vita è così, affanculo a tutti. Ormai. Fun, che in inglese vuol dire gioco, divertimento, cool, ovvero fresco, sfacciato, due parole che messe insieme diventano una miscela esplosiva, almeno a Varese. A ogni fine gara, dove io ero sempre fuori, squalificato, allora venivano sotto da me fanculo, fanculo, e questa è stata, anche se è una parola che forse non tutti riescono a capire veramente, non vorrei che passasse come una parolaccia, ma come un modo di tirarsi tutto dietro e dire: la vita deve andare avanti, perciò spingiamo sull'acceleratore e andiamo. Questo è il senso di questa parola. Fanculo a tutti e a tutti. Uno slogan, uno stile di vita, un modo per esorcizzare la sfortuna e ripartire contro tutto e tutti. Il collante dello spogliatoio. Un insieme di giocatori che dimostra come sia più importante la comunità di intenti che il valore del singolo. Anche nel modo in cui io mi comporto sul campo, non posso essere simpatico poi a tanti, però penso che chi poi dopo lavora con me o io lavoro per lui, lui queste cose le possa apprezzare, perché veramente io gioco la partita, io vivo la partita per il mio lavoro. Sannino non ce la fa a rispettare i confini della panchina, è in prima linea con i suoi ragazzi, non vuole fare mancare la spinta a un gruppo che sta cominciando a correre, neppure quando gli arbitri sembrano divertirsi ad allontanarlo dal terreno di gioco e il giudice sportivo lo confina lontano dalla battaglia. Eccolo lì, a ruggire come un leone in gabbia, ad animare quelle grigie gradinate dello stadio Franco Ossola chiuse al pubblico. Alla 7ª giornata arriva la tanto sospirata prima vittoria. Alla vigilia della partita con il mezzo corona, il Varese era retrocesso. Dopo aver conquistato l'intera posta in palio, si trova in zona play-out. Da ora ogni gara è uno spareggio per la vita. A volte mi fa paura vivere all'avventura, ma
occhi ogni giorno un'emozione sicura. La sfida non garantisce spesso una vittoria. Andiamo, andiamo! E puoi dire sempre che hai creduto in qualcosa. Il cielo non è lontano e arrivi anche se vai piano. Basta che tutti i giorni ti costruisci un gradino. Io vivo sempre con paure e dubbi. Mi accompagnano sempre. Il segreto di Varese è di quel Varese qual è stato. È vero sì che i risultati fanno tanto, ma è altrettanto vero il fatto di aver vissuto Varese in un modo diverso in cui può vivere una squadra in una città. Ma la cosa più bella e più difficile è proprio questo fatto di essere sempre insieme. Difficilmente lo puoi fare in altri posti. Non è mai facile, un ritorno non è impresa da niente. Dalla zona retrocessione a quella dei playoff, il Varese comincia a correre. In fondo il nostro destino non sappiamo neanche noi cosa ci riserva. Ecco perché io dico sempre tutto scritto. È stata una frase che mi porto sempre dietro. Mi sono trovato, un momento che dicevi ormai passata, mi sono trovato a fare quello che mi piace, ma che non mi fa dimenticare che adesso è così, ma domani non so cosa può essere. Perciò ecco, sono sempre sul chi va là e vivo il momento, ma non mi faccio delle grandissime illusioni. L'imprenditore Antonio Rosati, diventato presidente della società nell'estate del 2008, ha dato la sterzata giusta. Con Sannino nello spogliatoio si è creato un sentimento comune, un'intesa perfetta, un gruppo compatto. Vedere la squadra che con lui ha un buonissimo rapporto, questo è la dice lunga sul fatto che magari lui ha dei metodi aggressivi, che però nello stesso tempo è un allenatore che coinvolge molti giocatori e instaura un buon rapporto, perché la squadra è sempre stata unita con lui, quindi questo penso che possa essere significativo. Alla ripresa del campionato, dopo la sosta invernale, il Varese raggiunge il primo posto. Il successo sull'Itala San Marco di Neto Pereira vuol dire 31 punti conquistati in 13 giornate, frutto di 9 vittorie e 4 pareggi. Essere il primo a tutti i costi davvero stanca, voglio respirare poesia, la mia. I sogni si possono avverare, a volte basta volerlo. In pieno recupero il Carpenedolo riesce a pareggiare la rete di Crocetti. Il Varese è sempre in testa alla classifica, l'Alessandria è seconda con 2 punti di distacco. A Bolzano accade l'esatto contrario. Il Varese pareggia a pochi secondi dal fischio finale, una gara che avrebbe meritato di vincere e che invece si è trovato a rincorrere per oltre un'ora. Sannino è in tribuna, allontanato ancora una volta dalla panchina. Nelle fasi di recupero Bernardini centra la porta, cambiando il destino della gara e della stagione, il futuro, dall'inferno al purgatorio in un istante, con la possibilità di vedere il paradiso dopo 7 giorni. It's the final countdown. L'ultima partita ero anche squalificato e sono stato nello spogliatoio. Negli ultimi 3 minuti prima di entrare in campo e non ho parlato, solo pianto, perché ho detto non c'era bisogno di parlare, però sicuramente guardando i ragazzi e vedevo dentro di loro cosa c'era prima di entrare in campo l'ultima partita, mi è scappata qualche lacrima, che non è facile per noi allenatori, cioè io non mi sento per tutto un allenatore rigido, vivo di sensazioni, di passione, di conseguenza lui guardare negli occhi, ho pianto e sono uscito fuori. Un allenatore con una mentalità vincente, un grande uomo a livello caratteriale. Tutto si decide negli ultimi 90 minuti della stagione. 5.000 persone sugli spalti per assistere alla partita con il Montichiari, l'ultima del campionato. Lo stadio esplode al 21esimo. Paolo Grossi inventa un gol da sogno. Del Sante stacca in maniera imperiosa e di testa segna il 2-0. Il Varese è in prima divisione. Thank you.
quando è arrivato sapeva cosa voleva. Voleva portare in alto questa squadra con un lavoro agli allenamenti importante, un lavoro duro che abbiamo svolto ottimamente, poi è riuscito comunque a trasmetterci il suo modo di essere, il suo modo di fare un po' rude che è servito per arrivare a questo obiettivo che è la vittoria del campionato. Sannino rimane sulla panchina del Varese anche in prima divisione. La filosofia del direttore sportivo Sogliano è la solita: scommettere su ragazzi che hanno cuore, fiato e grinta, lasciando perdere giocatori da copertina. Tra i nuovi arrivi, Daniele Buzzegoli, quello che si rivelerà l'uomo della provvidenza. Io non conoscevo il mister, dalla macchina del direttore scendono tutti e due e questo signore pelato, appena sceso dalla macchina, ha detto: Sogliano, strappa tutto, questo giocatore c'ha già la macchina troppo bella, non ha fame, non lo voglio. Così è cominciato il nostro rapporto. E di Buzzegoli il primo gol in campionato, niente meno che contro il Perugia. In campo Sannino manda ragazzi anonimi che cercano uno spiraglio di luce per mettersi in evidenza, che sfidano e guardano in faccia l'avversario fino a che hanno forza per farlo. Il trascinatore della prima parte di stagione è Osariemen Giulio Bagua, prelevato dal Canavese. Ma noi dentro di noi, secondo me, la squadra fin dall'inizio ha capito, il viaggio di un giro d'andata ha capito di essere una squadra fastidiosa per le grandi, per le squadre di nome come Arezzo, Cremonese, Novara, eccetera, eccetera. Dentro di noi eravamo consapevoli di non... comunque che c'era qualcosa che ci faceva andare più degli altri. Dopo il pareggio in casa della capolista Novara, la classifica si fa interessante, ma pochi sembrano badarci. Anzi, lo slogan di Sannino è «Siamo dei signori nessuno, gli ultimi degli ultimi». 24 gennaio 2010. Nell'anno del centenario biancorosso, la squadra di Sannino batte il Pergo Crema ed entra nella storia. 11 vittorie interne consecutive rappresentano la striscia migliore di sempre della Lega Pro, ex Serie C. Una settimana più tardi entra nel gruppo il centravanti Neto Pereira Leonidas de Souza. Il brasiliano prelevato dall'Itala San Marco diventerà una bandiera biancorossa. Raggiunta la quota salvezza, il Varese si trova in seconda posizione e finché continuerà a correre e lottare, per gli avversari c'è ben poco da fare. La certezza di poter partecipare a un campionato straordinario di 4 partite, dove non sempre può capitare per tanti di noi, per tanti giocatori. Si apre una porta che se tu riesci a buttarla giù si può vedere il calcio che vediamo in televisione. Cioè noi fino adesso vediamo il calcio in televisione. Ci hanno messo lì una porta mezza aperta dove se la buttiamo giù possiamo entrare e vedere il calcio vero. La forza di una squadra è quella di poter sopperire in qualsiasi momento a qualche lacuna, a qualche infortunio, senza che si intacchi il nostro meccanismo. Ecco perché la forza del Varese è stata sempre quella di non pensare mai a chi non c'è, ma soprattutto parlare di chi va in campo. Se ne accorgono presto a Benevento, nella gara di esordio play-off. 2-2 in Campania e vittoria da brivido al Franco Ossola. Per il risultato 2-1, e per l'accoglienza del pubblico che letteralmente trascina la squadra in finale. E Bagua è espulso e salterà la Cremonese, ma da tempo nello spogliatoio biancorosso vige questa regola. Ogni giocatore deve togliere un po' di io e aggiungere un po' di noi. La finale è la grande occasione per molti dei ragazzi di Sannino, forse l'unica per raggiungere il calcio che conta davvero. A Cremona il Varese è padrone del campo per tutto il primo tempo, ma non riesce a segnare. Nella ripresa, Tacchinardi beffa Moreau. Essere partiti con una squadra che doveva solo salvarsi. Essere arrivati a Cremona, dove ho visto tantissimi nostri tifosi, non dico essere delusi,
ma alla fine di una partita dove è stata ben giocata, essere sotto di un gol, mi ricordo la mia corsa verso la curva, dove io dicevo su con la testa, tutti a Varese. Il miracolo di Sannino si potrà compiere solo a Masnago. Il Varese vuole dimostrare di essere più forte di tutti, perché la sua volontà è più forte. E a quel punto forse non importerà neppure se si vince o si perde, perché si è dato tutto. Certe notti, macchina calda, e dove ti porta lo decide lei. Certe notti, la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. La notte che precede la finale di ritorno è lunga. Sannino sale in macchina e gira per le vie della città, deserta e buia. È la quiete prima della tempesta. Passa anche davanti lo stadio e osserva quei cancelli che varcherà con l'arrivo del sole. Ma non sarà solo. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Tutta Varese allo stadio per sostenere la squadra. Proprio adesso che bisogna crederci. Vedevo tantissima gente che andava verso lo stadio, ma già le 9 del mattino. È questo che mi ha fatto capire che era un giorno speciale. Franco Ossola era una magia per noi, appena entravamo in quello stadio riesce tutto più facile, in quello stadio lì ci riusciva tutto più facile. Quando sono uscito da quel tunnel e sono andato verso la curva dei Cremonesi, erano talmente i passi veloci verso quella curva, tanto il grido di forza varese, di questo grido, questo amore verso questa squadra, più forte di quello che loro potevano dirmi in quel momento che io andavo incontro. Quello che io ho vissuto, vorrei tanto che lo provassero tanti miei colleghi. Io tutte le volte che entravo dentro lo stadio mi sono sempre sentito importante, perché tutte le volte che entravo dentro lo stadio sentivo il calore della gente, come se fossi un giocatore. Quando ho fatto quel giro è stata davvero una cosa incredibile, e dove ho capito che a Varese era scoppiato davvero l'amore verso il calcio, verso una squadra, verso dei ragazzi. Ora non contano più i ruoli dei giocatori, gli indisponibili, gli attaccanti che non ci sono. Credi solo a quello che ti dice il cuore e tira fuori la tua stoffa da campione. È di pioggia e sole che ti nutrirai. Pensa a vivere, credi solo a quello che ti dice il cuore e tira fuori la tua stoffa da campione. Il Varese ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, che arriva a 10 minuti dal termine. Il mister ha detto una frase, secondo me, prima della partita importantissima, ha detto ragazzi giocate come se stesse giocando all'oratorio. E noi abbiamo cercato, per quello che era possibile, di farlo, abbiamo cercato di divertirsi anche l'ultima domenica. Buzzegoli scarica tutta la sua rabbia in un destro dalla distanza e sblocca il risultato. Sannino, tanto per cambiare, viene espulso. Nel primo minuto di recupero Carrozza si procura il rigore e affida il pallone a Buzzegoli. L'ho preso una tranquillità incredibile solo perché, come dice il mister, è tutto scritto. Era una domenica perfetta e non poteva certo finire un rigore sbagliato al 90esimo. I signori Nessuno ora potranno scrivere il proprio nome sulla maglietta. Agosto 2010, l'esordio del Varese in B dopo 25 anni, in casa di una nobile decaduta, il Torino. I signori Nessuno, partiti dall'ultima posizione della Serie C2, ora un nome scritto sulla maglietta ce l'hanno davvero. L'Italia intera sta per accorgersi di loro. La Varese Serie B è molto
difficile. Quest'anno sono retrocesse squadre che nessuno pensava, costruite in maniera importante. Sicuramente quando parti in un campionato nuovo parti per confermare e fare vedere che la squadra può meritare la categoria. Sean Sogliano ha confermato i principali artefici della promozione e, scegliendo i nuovi giocatori, ha puntato sulle motivazioni. Materiale umano di prima qualità, quello messo a disposizione di mister Sannino. Fancool rimane scritto sulla maglia del tecnico di Ottaviano. Come dire, avventura nuova, spirito vecchio. Ripartiamo sapendo che sarà sempre le solite del Varese. Bisogna sempre guadagnarsi la pagnotta. Io non so questa categoria com'è, è nuova anche per me. Mi sento uno, sai quei bambini che vengono fuori dall'asilo, vanno in prima elementare? Ho fatto le stanghette finora, dovrei cominciare a scrivere qualche vocale, spero di scrivere quella giusta. Partenza di campionato con il botto, la nuova avventura del Varese comincia a Torino. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi hanno detto così. Noi che per la prima volta avevamo il nome scritto sulla maglia e quindi era anche divertente il fatto che nel sottopassaggio ci guardavamo e dire: ha visto, c'è scritto, ci leggo come ti chiami, era divertente. Il calcio di punizione di Buzzegoli, che vale il primo gol in B, è la logica prosecuzione di un discorso aperto appena qualche mese prima, con la doppietta che valsa la promozione nella finale playoff. Noi siamo andati in campo come sempre, per divertirci, per fare la nostra partita con la massima concentrazione, con quello che il mister ci ha insegnato, perché a livello tattico eravamo praticamente perfetti e anche in quella partita lì, divertendosi, abbiamo fatto divertire. Ecco, questo credo che sia stato uno dei segreti del Varese. Noi divertendoci abbiamo fatto divertire. Questo campionato è un libro tutto da leggere e sfogliare. Un romanzo biancorosso, sempre ricco, di colpi di scena e di grandi protagonisti. Come Neto, autore del secondo gol all'Olimpico. Il buongiorno si vede dal mattino. Il calcio di Sannino, fatto di pressing, gioco di prima, cuore e polmoni, porterà il Varese a qualificarsi per i playoff. All'inizio del girone di ritorno si assiste ad una delle più belle partite dei biancorossi, destinata di diritto ad entrare nella storia del Varese. Nello stadio di Masnago, dedicato a Franco Ossola, giocatore del Grande Torino, cresciuto nel vivaio varesino, va in scena la gara contro i Granata. Un vero capolavoro per gli 8.000 spettatori presenti sugli spalti. Dribbling di Carrozza, Ebago e Zecchin proteggono la palla in area e dalle retrovie arriva Frara, che fulmina Bassi. Il Varese sblocca il risultato poco prima di rientrare negli spogliatoi. Il Varese vola grazie alle ali, oltre a Carrozza anche Zecchin è incontenibile. Da una sua punizione parte l'occasione del raddoppio. La ripresa è appena iniziata quando Dos Santos, di testa, fa esplodere ancora la bolgia di Masnago. Tutto come una volta. Anche quando mister Sannino è espulso, dopo aver protestato per un brutto fallo subito da Carrozza. Lo si vede spuntare da un tetto accanto alla tribuna per urlare le sue indicazioni alla squadra. Non può così abbracciare il neoacquisto Concas, che all'esordio fa tris, concludendo un gran contropiede avviato, manco a dirlo, da Carrozza. Non ho niente da insegnarti, ti parlo come se parlassi a me. Ho solo fatto un'altra strada, ma sono arrivato qui come te. Devi lottare ogni giorno per migliorare te stesso, per avere il coraggio di vederti riflesso, di guardarti allo specchio. Io sono te. A volte ti sembra di sostenere il cielo e che sotto quel peso non ci sia nessuno, ma guarda fuori, c'è un mondo bellissimo, è tutto giusto, è tutto sbagliato. Abbiamo tutti una ragione, ma non siamo mai soli se non lo vogliamo e siamo più uguali di quanto sembriamo. Ora dammi la tua mano. Sabato 14 maggio 2011, il Varese batte il Modena 3-0 e guadagna l'accesso ai play-off. Frasi che diceva, magari sembravano che alcune volte erano che le aveva lette, era una cosa, a me veniva pelle d'oca. Esattamente come è accaduto un anno prima, la squadra di Sannino taglia un traguardo inatteso, insperato, improvviso e per questo ancora più bello. La semifinale si gioca a Padova. Per vincere non è che basta solo lottare, bisogna dare tutto e potrebbe non bastare.
Italiano segna l'1-0 dal dischetto. A questo aggiungi pure che la sorte ti inganna. E Bagua colpisce la traversa. All'ultimo minuto potrà dirti una palla. Ci sono scontri duri e calci di rigore. Tutto si decide a Varese. Sannino ha gli uomini contati, dal canto non ha problemi di formazione. Quasi 10.000 spettatori nel catino di Masnago per la gara di ritorno. Carrozza si è strappato allo stadio Appiani, Zecchin non è riuscito a battere la pubalgia, Sannino è senza ali, ma la sua squadra vola ad alta quota. In neppure 5 minuti il rione di Masnago trema due volte. In occasione dei gol di Pisano e Neto Pereira. 2-0 in un quarto d'ora. È tutto facile, troppo. El Shaarawy dimezza lo svantaggio al 20esimo, con un destro a giro dopo l'affondo di Italiano. Neto si fa male al solito ginocchio. Abbandona la lotta lasciando il posto alla formica atomica De Luca. Si va negli spogliatoi con il Varese in vantaggio. Come ti fa sentire le partite? Non te le fa sentire quasi nessuno. Soprattutto ai playoff col Padova. Aveva nei suoi occhi, si vedeva quando anche magari parlava nello spogliatoio, ti metteva un'adrenalina, una grinta addosso che ti viene la voglia di sbranare il tuo compagno di squadra. Neppure il tempo di riprendere a giocare che il Padova approfitta di una distrazione difensiva su punizione e trova il pari con Legati. Tutto da rifare. Nadarevic dalla sinistra mette in mezzo. De Luca segna il 3-2 con la freddezza di un veterano. Masnago è nuovamente in orbita, ma il pubblico biancorosso torna presto con i piedi per terra. El Shaarawy, ancora lui, infila di nuovo Zappino sul primo palo. 3-3. Dal paradiso all'inferno per la seconda volta. Ci sarebbe anche il tempo per recuperare, ma le energie cominciano a mancare. Il pubblico se ne accorge e negli ultimi 5 minuti di recupero intona cori di ringraziamento per Sannino e i suoi ragazzi. L'impresa è solo sfiorata. Non sempre le favole hanno il lieto fine. Il domani è già qui e il futuro del Varese dovranno scriverlo altre persone. Non passano neanche 24 ore dal pareggio sconfitta con il Padova che mister Sannino convoca la stampa e annuncia il suo trasferimento al Siena. Ho giocato a carte con la realtà, ho lanciato il cuore sempre un po' più in là, ma è rimasto mio. Al di là del sogno che abbiamo conquistato sul campo nell'arrivare alla Serie B, si avvera un sogno della persona che è partito da lontano e che adesso i miei figli possono dire: papà, ma dove vai? A San Siro, al San Paolo, all'Olimpico, cosa che io non avrei mai immaginato mai di poter arrivare, però è capitato e sono felice e dobbiamo essere felici tutti. Io ringrazio tutto Varese. Forse perché credo alla felicità, forse è il mio mestiere o il mio DNA, ma il mio tempo è giovane. Io vado via con l'immagine di bambini, di donne, di uomini, di ragazzi che ha pianto insieme a me. Questo vuol dire che hai trasmesso qualcosa e loro ti hanno trasmesso qualcosa. Perché questo sono io. Ce l'ho scritta in faccia questa vita mia, coi miei occhi aperti in ogni oscurità, sole sulle lacrime. Varese gli ha permesso di realizzare il sogno che aveva sin da bambino, la Serie A. Prima di partire saluta la città con una lettera di ringraziamento. Carissima Varese, mi sorprendevo a pensare come cosa poteva diventare la nostra vita salendo nel paradiso del calcio.
il gradino più alto per chi, come noi, vive il calcio per quello che è, un gioco. Era tutto scritto, dal mio arrivo in C2 a campionato iniziato. Venivo dalla mia prima estate da disoccupato, nonostante i due campionati vinti nelle due stagioni precedenti. Qui c'ero già stato, per due brevi apparizioni da giocatore e da allenatore. Quel giorno, guidando verso di te, credevo di aver accettato di allenare una squadra di calciatori ultima in Serie C2. Arrivando al Varese, stavo invece imboccando una strada che avrebbe cambiato radicalmente la mia vita. Qui, per la prima volta, ho avuto la certezza di essere apprezzato per come sono, con i miei pregi e i miei difetti. Qui non ho conoscenze e frequentazioni, ma affetti ed amici veri. Qui non ho allenato calciatori, ma uomini. Varese è diventata e resterà la mia città. La mia professione mi ha portato a Siena per vivere quello che ero certo di poter realizzare nello stadio della mia città, nel quale ero entrato trovandolo grigio e con le curve chiuse e dal quale sono uscito ferito e con gli occhi lucidi, insieme ad un gruppo di amici veri. Applaudito da 8.000 tifosi, anziani, giovani e famiglie intere. I tempi del calcio moderno non mi hanno permesso di staccarmi da te nel modo migliore. Mi hai dato molto, ma ti chiedo ancora un'ultima cosa. Quando da ragazzino arrivai a Torino da Napoli, insieme ai miei genitori in cerca di lavoro, passavo intere giornate giocando interminabili partite di pallone a piedi nudi, per strada. Un signore mi notò e mi offrì la possibilità di un provino per una squadra vera. Risposi che avrei accettato a patto che la stessa opportunità venisse allargata anche agli altri miei compagni di gioco. Al termine della prova fui l'unico ad essere tesserato. Al momento i miei amici, amici veri, ci restarono male. Poi prevalse la gioia di vedere uno di loro nel calcio vero. Oggi vorrei rivivere la stessa emozione. Al dispiacere di vedere le nostre strade dividersi, vorrei subentrasse in te la gioia di vedere un tuo figlio adottivo nel calcio dei grandi. Lo stesso Sannino che si divideva tra il lavoro all'ASL e il campo. Quello che a Crema non portava i figli allo stadio perché non sentissero il proprio padre alla guida di una squadra prima in classifica venire apostrofato come ecoballa napoletana. Quello che in ogni città in cui ha allenato e vinto non aveva mai vissuto prima quello che ha vissuto con te. Carissima Varese, sei diventata e resterai la mia città. Quella che ho attraversato all'alba, prima delle gare decisive per salire prima in C1 e poi in Serie B, commosso nel vedere balconi e finestre con esposto un drappo biancorosso. Parto per una nuova avventura, che un po' mi spaventa. Fu così anche all'inizio di quest'anno fantastico. Ma allora sapevo di contare sul tuo aiuto, puntualmente arrivato, che ha permesso al Varese di vivere un'altra fantastica stagione che nemmeno l'amara conclusione ha potuto sminuire. Il salto nell'università del calcio l'ho fatto da solo, ma in apparenza. Gli uomini che in quei 3 anni hanno condiviso con me il lavoro sul campo, ognuno dei giocatori che ho avuto, i tifosi che hanno ricambiato la curva contagiando l'intero stadio e tutti coloro che mi hanno regalato emozioni indelebili, li sentirò al mio fianco, come sempre. Carissima Varese, arrivederci.